Buongiorno a tutte amici e amiche creative. Oggi andremo a realizzare il secondo tutorial in collaborazione con la ditta Cobiz. Questa ditta, come sapete, è una ditta cinese che vende materiali per noi creative, per chi lavora le perline, per chi lavora la resina e per chi lavora il fimo. Se vi siete persi il video unboxing e il primo video tutorial dei miei orecchini Gladius, vi lascio giù nell'info box il link. Oggi andremo a realizzare una parure estiva e non avremo bisogno né di ago né di filo perché semplicemente realizzeremo una parure ad assemblaggio, un paio di orecchini con un bracciale molto semplice, proprio perché volevo dare maggiore spazio, diciamo più visibilità a queste bellissime farfalline che sul sito trovate in due misure. Io ho preso questa che è la misura più grande e poi c'è la misura più piccola e ci sono ben 12 colorazioni, tra cui il turchese, l'azzurro, il blu, il rosa, il crystal. Cioè, io ho preso questa nera perché adoro il nero e il viola ed è esattamente quello che rappresentano queste farfalle. E quindi volevo creare una parure che fosse molto fresca, estiva, ma con tanta luce. E quindi ho deciso di realizzare questi orecchini molto molto semplici ad assemblaggio. Come potete vedere, ci sono delle catene, ma sono catene molto molto leggere, quindi gli orecchini sono leggerissimi. Immaginatevi d'estate con il caldo che fa, tirate sui capelli, giustamente, immaginatevi questa cascata di farfalle lungo il collo. Secondo me, guardate quanta luce queste farfalline, ed è soltanto luce artificiale. Immaginatevi con il sole in piena estate. Questi sono gli orecchini, molto molto semplici. E poi ho realizzato in abbinato un bracciale, anche questo semplicissimo, realizzato come potete vedere con l'elastico, perché penso che io, cioè d'estate, prediligo questi bracciali con l'elastico piuttosto che il moschettone, perché questi sono molto semplici, sfila in fila, anche quando si va al mare, magari se vogliamo andare a fare il bagno, si sfila con niente, si rinfila in un batter d'occhio, e quindi lo trovo molto versatile, molto giovanile, molto, come potete vedere, molto luminoso e abbinato appunto agli orecchini. E niente, questa, non ricordo se l'ho detto, è un video, il secondo video tutorial in collaborazione con la ditta Cobiz. Cosa dire, bando alle ciance, iniziamo con l'assemblare. Questi orecchini, questo bracciale è un tutorial semplicissimo, è un semplice tutorial di assemblaggio, non, è adatto anche ai principianti, non ci vuole un genio, però, volevo condividere con voi questa mia idea per quanto riguarda queste bellissime farfalle. Passiamo a elencare i materiali che ci occorrono per realizzarla. Quindi andiamo subito a realizzare il tutorial per quanto riguarda questi orecchini e questo bracciale. Come ho già detto, il protagonista di questa parure appunto sono queste bellissime farfalline. Ve le faccio vedere di nuovo, che trovo davvero bellissime. Ci sono davvero di tantissimi colori. Se non erro, sono 12 colorazioni. Io ho preso questa più scura, ma ci sono davvero tantissimi colori bellissimi. E questo è il codice, sono 100 pezzi, quindi avremo bisogno di queste bellissime farfalline. Poi avremo bisogno di qualche perla. Io sto utilizzando queste che sono in pietra dura. Se non avete visto il video unboxing, ve lo lascio giù nell'info box, che erano perle da 6 mm con 9 pezzi per ogni genere, tipo qua mi sono rimaste l'ametista, lapislazzuli e l'occhio di tigre. Queste abbiamo realizzato gli orecchini Gladius, vi ricordate? Quindi avremo bisogno di perle da 6 mm. Poi avremo bisogno di cipollottini. Io all'inizio stavo utilizzando questi, che sono 3x2, ma i chiodini non entravano nel foro perché sono fori molto piccoli, e quindi poi ho optato a utilizzare questi bianchi che sono 4x3.
Quindi abbiamo bisogno di qualche cipollottino 4x3, di queste bellissime monachelle per fare appunto gli orecchini, eccole qui, questo è uno. Poi avremo bisogno di qualche chiodino, io sto utilizzando questi a testa piatta, ma potete benissimo utilizzare quelli a testa col pallino. E poi avremo bisogno di un componente a forma di cerchio. Ovviamente avremo bisogno di un po' di catena. Io sto utilizzando questa, come potete vedere. Non è piccola, ma non è neanche grande. Saranno 6-7 mm di anellino. E poi ovviamente l'elastico per poter fare il bracciale e di qualche distanziatore se volete inserirlo nel bracciale. Ovviamente abbiamo bisogno di pinze e io sto utilizzando queste, la tronchesina, la pinza e la pinza a punte coniche per fare le asoline. E niente, sistemo il materiale e iniziamo il tutorial. Eccomi qui, ho sistemato i materiali e mi sono portato un po' avanti con la lavorazione per quanto riguarda l'orecchino. Allora, nell'orecchino abbiamo queste perle di pietra dura, sono due avventurine verdi e due avventurine gialle. Poi abbiamo 2, 4, 6, 7 farfalle di queste e due cipollottini 4x3. Manca l'ultima farfalla, la facciamo insieme. Io praticamente ho preso il chiodino, l'ho inserito da sotto e poi semplicemente ho piegato, ho tagliato l'eccesso del chiodino e ho lasciato, diciamo, un po' più di chiodino proprio perché dovevo fare una solina un po' più grossa perché la catena altrimenti non entra nell'asolina che facciamo. Niente, facciamo l'asolina. Così abbiamo tutte le farfalle, vedete? Oggi fa i dispetti, il telefono non vuole mettere a fuoco. Ecco, fatto l'asolina. Poi la stringiamo con le pinze. Ok, ecco qui. Io ho già preparato le catene, praticamente ho tagliato, come potete vedere, 8 anellini, allora 9 per quello centrale, poi 8 i due laterali, 6 gli altri laterali, 4 gli altri, 3 e 1 per i cipollottini. Quindi iniziamo subito la lavorazione, utilizziamo appunto le pinze e prendiamo il nostro cerchietto e prendiamo il primo, quello singolo, e inseriamo il cipollottino così e inseriamo anche il cerchio e chiudiamo l'anello della catena così. Ora questi che inserite man mano teneteli sempre sulla sinistra. Ora inseriamo questo da 3 in quello da 3. Andiamo ad inserire una farfalla, quindi prendiamo questo da 3, apriamolo da un lato i vicini gridano, apriamo un lato e inseriamo la farfallina, chiudiamo così, chiudiamo. Prendiamo l'altro lato della catena, e inseriamo il cerchietto così e chiudete così. Continuiamo e prendiamo questo da 4. In quello da 4 ho inserito una perla di avventurina gialla. Quindi prendiamo sempre il nostro anellino, inseriamo la perla e chiudiamo. Ora prendiamo il cavo
della catena e inseriamo il cerchietto, ovviamente sempre lasciate la lavorazione a sinistra, voi infilatevi a destra così e chiudete. Ecco qui. Continuiamo. Ora, per quanto riguarda questo da 6, ho inserito di nuovo una farfallina, quindi prendete l'asolina, prendete, scusate, l'anellino, la catena, prendete l'anellino, inserite la farfallina e chiudete. E ora prendete dall'altro lato, e inseritevi sempre a destra degli altri elementi, così. Ecco fatto. Continuiamo ora in quello da 8 ho inserito una venturina verde. Ecco qui l'asolina, la chiusura, la venturina verde e inseriamola, chiudiamo. Ora apriamo l'altro lato per inserirla sempre nel cerchietto, così, e inseriamoci nel cerchietto, così. Ok, ora dobbiamo inserire quello più lungo, quello da 9, perché è quello centrale più lungo degli orecchini. Quindi apriamo e in questo ci va una farfallina. Così. Chiudete, aprite l'ultimo dall'altro lato e inseritelo nel cerchietto. Io trovo questi orecchini molto belli perché sono davvero molto molto semplici, ma nella loro semplicità sono molto molto luminosi, molto leggeri e fanno davvero il sole, fa tantissimi riflessi grazie a queste farfalline sfaccettate. Cioè, vedete come brillano e sono so ed è solo la luce artificiale. Poi ovviamente io ho preso la colorazione scura, ma ci sono anche l'azzurro, il turchese, il giallo, cioè di queste farfalline c'è davvero tantissimi colori. Anche utilizzarle soltanto come charm, secondo me sono perfetti, tanti charm per bracciali. Ora dobbiamo inserire la stessa sequenza, ma al contrario, e quindi ora andremo a inserire, appunto, siamo qui nella centrale da 9, torniamo indietro e qui dobbiamo mettere quello da 8 e mettere una venturina verde, poi mettiamo quello da 6 e mettiamo la farfallina, poi mettiamo questo da 4 e mettiamo una venturina gialla, poi inseriamo questo da 3 con una farfallina e quello singolo e inseriamo il cipollottino, sempre andando verso sinistra. Io lo faccio perché abbiamo già fatto il primo passaggio insieme e poi proseguiamo, inseriamo la monachella. Eccomi di ritorno. Come potete vedere, ho terminato l'infilaggio e l'effetto a cascata che si ottiene, secondo me, è davvero bellissimo. Poi ovviamente andremo a inserire la monachella. Allora, io prendo una catena, prendo due anellini di catena e da un lato inserisco la monachella così. Chiudo. Poi abbiamo le ultime due farfalline. Apro, prendo un altro pezzettino di catena, questo da 3, e da un lato inserisco una farfallina, così. Poi dall'altro lato, sempre di 3, quello da 3, apro e ci inserisco la farfallina.
Il cerchio è il secondo anello della No, il secondo è... No, niente. Inserisco la farfallina e chiudo. Scusate, un attimo di confusione. Quindi tre anellini. Il primo inserisco la farfallina e anche al lato opposto il primo inserisco la farfallina. Ora, questo qui dove abbiamo preso due anellini, abbiamo inserito nel primo la monachella. Prendiamo il secondo anellino e inseriamo il cerchio e questo è il primo dove c'è la farfallina. Così. E chiudiamo. Sistemate. Ecco qua. Abbiamo realizzato questo semplicissimo ma bellissimo paio di orecchini molto molto estivi secondo me. Ora andremo a realizzare insieme anche un bracciale abbinato, appunto per avere una bellissima parure per l'estate. Eccomi di ritorno, scusate, stavo preparando il materiale, poi è passato il corriere e mi ha fatto perdere tempo. Allora, questo se vi può servire è lo schemino per gli orecchini, quindi un anellino della catena, un cipollotto, poi tre pezzi di tre cerchietti della catena e c'è la farfallina, poi quattro pezzi di catena e c'è la perla da 6 mm, questa dell'avventurina gialla. Poi da 6 c'è la farfalla, 6, 8 pezzi di catena c'è l'avventurina verde, poi quella più lunga da 9 c'è la farfallina e poi fate in modo opposto, speculare. E quindi poi andate da 8, da 6, da 4, da 3, da 1 e poi 3 dove c'è attaccata la farfallina e 2 per la monachella. Questo 3 più 2 sono la parte diciamo dove c'è la monachella. Allora, ho sistemato i materiali per realizzare il bracciale in questo giro non utilizzeremo né moschettone né anello, lo prediligo con l'elastico, anche perché se si tratta di un bracciale elegante, più serio, diciamo, preferisco mettere un attibar, un moschettone, qualcosa del genere. Però per quanto riguarda magari un bracciale sbarazzino estivo molto semplice e molto più veloce appunto uno con l'elastico. Io mi trovo bene con questo, semplicemente faccio il giro del polso, lascio qualche centimetro in più per fare i nodini. Di solito lo faccio da 16 centimetri per quelle molto magre che hanno il polso molto piccolo, 18 o 20 per quelle più pienotte e niente. Andiamo semplicemente a inserire in modo alternato e casuale i materiali per poi poter comporre appunto il nostro bracciale. Ovviamente metteremo le nostre protagoniste che sono le nostre piccole farfalline. Mettiamo qualche connettore giusto per dare anche un po' di luce alla creazione. E niente, io inizio a infilare queste perline e quando arriverò alla misura che desidero, ritorniamo e continuiamo la chiusura del bracciale. Eccomi di ritorno. Come potete vedere, ho inserito davvero in modo casuale, queste perline, questi cipollotti, e queste farfalline. E niente, ora come potete vedere ho preso la misura, mi sono rimasti questi due capi e realizziamo un po' di nodini, un 2-3 nodini per stabilizzare, diciamo, la lavorazione. Tirate bene, ma non troppo se rompete appunto l'elastico. Così. Ok, ora io consiglio, e lo faccio anch'io, ma in questo caso non trovo la colla, mettete qui
un goccino di colla, ma mi raccomando, non utilizzate l'attaccatutto, perché l'attaccatutto ossida e poi formerebbe una patina fastidiosa sulle perline. Ora la colla non ce l'ho, la metto dopo. Comunque, per il momento terminiamo anche il bracciale e tagliamo appunto il filo in eccesso. E si usa le tronchesine per tagliare. E poi qui o lo fate in prossimità della perla, ma la perlina ha il buco molto piccolo, quindi questo nodo non entra, o semplicemente, come ho fatto io, realizzate questo, formate una farfallina a charm, prendete dei pezzi di catena, io ne sto utilizzando 2, 4, 6, 7, chiudete la cerchio e poi aprite un anellino. Inseritela qui dove c'è il nodino, così farà sia da charm che da coprinodo. Così chiudetelo a cerchio e chiudete l'anellino. Così avrete un charm abbinato, perché appunto negli orecchini abbiamo la catena. Potete anche realizzarne altri charm e inserirli qui dove c'è appunto questi cipollottini. Eccomi di ritorno, ho inserito altri due charm a forma di farfalla in modo appunto casuale. Come potete vedere, sempre con sette anellini della catena e poi il charm appeso. È molto molto comodo, molto semplice e molto luminoso. A me piace davvero tantissimo, soprattutto questi orecchini, perché davvero d'estate che fa molto caldo, con i capelli legati, diciamo, questi orecchini hanno una bellissima visibilità soprattutto su chi ha il collo lungo e snello. Secondo me ha davvero un bellissimo effetto. E niente ragazze, io spero che questa parure semplice vi piaccia. È davvero semplicissima, adattissima per principianti, molto molto carina e appunto punta a evidenziare la bellezza di queste farfalline. Niente che dire, io ringrazio la Cobiz per questa collaborazione. Questo è il secondo video tutorial in collaborazione con la ditta Cobiz che mi ha fornito i materiali appunto per realizzarle. Niente, io vi ringrazio, state sintonizzati perché tra domani e dopodomani pubblicherò un nuovo video e penso che non dovete perderlo, perché sono sicura che vi interesserà. Io vi mando un grosso bacio, vi ringrazio, mettetemi un like se vi fa piacere per sostenere il canale, iscrivetevi, mi raccomando, io vi aspetto perché ci saranno altre collaborazioni e nuovi tutorial strada facendo. Vi mando un grosso bacio, ringrazio ancora la Cobiz e alla prossima, arrivederci.